forza ragazzi, aiutateci a individuare anche in una zona della città che è super controllata e videosorveglianza, subito le persone che hanno messo in campo un'azione così vile. A queste persone voglio rinnovare con grande determinazione che in questa città non c'è spazio per loro, c'è spazio per la persona come Gino e come tantissimi di noi che ogni giorno ci rimbocchiamo le mani, che abbiamo scelto che giustizia, legalità e bellezza della nostra città sono il nostro orgoglio. Siamo quindi qui per abbracciare Gino e soprattutto per dire ad un quartiere che l'attenzione sarà altissima, e in modo simbolico ci colleghiamo anche a tutto quello che sta accadendo a pochi passi dalla città di Napoli, come ad Afragole. Voglio rilanciare l'appuntamento che ci sarà sabato, perché c'è un filo rosso che lega queste iniziative, non tanto in negativo con l'esclusione e con la paura, ma lo voglio immaginare in positivo, cioè la nostra voglia di non rassegnarci e di non mollare.